Lorenzo Collacchioni sicuramente soddisfattissimo di questo risultato, secondo me limitatamente al secondo tempo soddisfatto anche per il gioco, primo tempo un po' più equilibrato. Sì, sì, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e lo è stata. Dico, io ho visto una Massese viva, perciò è stato un primo tempo sicuramente un po' più bruttino, tra virgolette, di studio, però era una partita comunque che contava tanto per noi e per loro. E il secondo tempo sarebbe stato un episodio sicuramente a spostare gli equilibri, siamo stati bravi a crederci perché è arrivata a favore nostro e poi di lì abbiamo preso sicurezza e secondo me poi la vittoria è stata meritata. All'andata diciamo che davanti avevate Tiboni e Sciapi, adesso avete perso Tiboni, ma Sciapi ha comunque deciso la gara. Insomma, sono sempre questi giocatori quelli che alla fine della stagione poi dimostrano di conoscere il modo per vincere le partite. Gli allenatori hanno bisogno delle individualità, soprattutto davanti. Sciapi, dopo due partite con la Massese, l'abbiamo perso per 3 mesi. Ho detto, abbiamo avuto tante dinamiche sfortunate quest'anno e nonostante quello, grazie soprattutto ai giovani e ai vecchi, tra virgolette, che si sono messi a disposizione loro, abbiamo per ora avuto un campionato costante. Ho detto, abbiamo avuto tante dinamiche sfortunate di infortuni, adesso stiamo recuperando qualcun altro l'abbiamo perso, tipo Lecceti che si è operato, Gremini che si è infortunato e starà fuori un mese. Lecceti, scusami se non ricordo male, è uno di quelli che ha segnato all'andata. Ha segnato all'andata, sì, su calcio d'angolo e stava facendo un gran campionato, sì. Però ho detto, la società è stata brava a prendere 48 ore fa Papini, che oggi si è visto ci ha dato una mano, Elia. Ho detto, l'allenatore ha bisogno anche di individualità, questa squadra secondo me ha potenzialità, non ha mai avuto la possibilità di dare continuità, speriamo di trovarla. Comunque, ho detto, sono molto soddisfatto, è una vittoria che ci dà 3 punti importanti per quello che è il nostro obiettivo, cioè la salvezza il prima possibile. Guardando a ritroso il campionato, la partenza è stata veramente brutta, diciamo negativa, se no probabilmente questa Fucecchio, così come era nelle previsioni del precampionato, poteva interpretare un ruolo di protagonista nella lotta per la vittoria finale, se è d'accordo. Sì, sono d'accordo, ho detto, è un pensiero che quando sono da solo in camera mia faccio, perché sicuramente, ho detto, parto dalla prima di Coppa Italia dove Paccagnini, che era un attaccante che ci abbiamo puntato tanto, che adesso sta rientrando, fortunatamente si è fatto un infortunio grosso, appunto, tutto dice il fatto che sta rientrando ora quanto è stato fermo. È una squadra che sicuramente nel precampionato ha fatto vedere cose interessanti, nonostante ha cambiato tutto dall'anno scorso, una squadra giovane come tante, oggi ha giocato con 5 quote come anche la Massese, domenica abbiamo finito con 7 e ho detto siamo contenti, però è inutile stare a piangere sul latte versato, bisogna tirare fuori il massimo dal presente per poter levarsi soddisfazione in futuro. E la soddisfazione potrebbe essere almeno entrare nei playoff, giocarsi i playoff alla fine del campionato? Detto, noi non dobbiamo pensarci, ho detto, perché con tutto quello che è successo è bene guardare una partita alla volta. Oggi era una di 10 finali che mancano alla fine, è andata bene, domenica ci sarà un'altra e da lì poi vedremo una alla volta. Poi ho detto, noi l'obiettivo è quello della salvezza il prima possibile e poi dopo, ho detto, continueremo con, a cercare di fare il massimo, perché bisogna fare il massimo da ogni giornata e da ogni campionato. Non mi vuol dare soddisfazione, ok. Allora diciamo un'altra cosa, oggi ha preso una bella facciata contro un muro la, se non abbiamo i risultati sbagliati, la Pro Livorno Sorgenti, che però ha un buon vantaggio. È lei la squadra, diciamo così, destinata a vincere questo campionato, secondo lei? Secondo me sì, e spero di dargli una mano domenica, perché affrontiamo il Peregnano. Detto questo, ho detto, noi... Che fa paura dopo il risultato di oggi? Sicuramente, ho detto, hanno entusiasmo, hanno individualità e forse è la sorpresa, devo dire, del campionato. Però ho detto, la Pro Livorno, noi abbiamo avuto la fortuna di vincerci all'andata, però è una squadra che si vede che ha una quadratura delle dinamiche dove io penso che non avrà problemi a arrivare in cima a questo campionato. Poi ho detto, saranno problemi loro, noi pensiamo ai nostri e ora c'è il Peregnano. Grazie per la gentilezza. Grazie. Crepi.